Eccoci qua ragazzi, bentornati. Penso che ormai sentiate la mia mancanza. È un bel po' di tempo che non mi faccio più vivo, diciamo causa studio, però ancora ci sono. Ok, e ancora un po' di video in ritardo da uploadarvi, ma questo è più importante di tutti, perché oggi parlerò di Windows 8. Sì, ragazzi, proprio Windows 8, che non è nemmeno pubblicato nel blog per, vabbè, fattore di tempistica, che adesso vi metterò. Vi metto un magnet link, che se voi dovete scaricarvi Torrent, lo sentate come predefinito, in modo che automaticamente vi apra il magnet link. Comunque lo segnate a mano, anche se all'inizio non vi sembra, vi sembra che non carichi il file giusto, dopo un po', cioè dopo un minuto massimo verrà caricato. E si tratta di un ISO di Windows 8 che io ho disseminato nel mio PC. Quello qua, io adesso ce l'ho, ve lo faccio vedere che ce l'ho sul server. Sul mio server casalingo. Windows 8, e si tratta della Milestone 1. È una Milestone 64 bit, versione Enterprise, boh, di fine anno scorso, però rimane sempre buona. Io adesso ce l'ho sia sull'altro disco, ma per comodità preferisco farvela vedere su VMware Workstation, anche se non sarà proprio performante. Nel frattempo io sto anche scaricando la lingua, speriamo che finisca in tempo perché voglio farvi vedere come sta la lingua italiana. Ok, un attimo che, ecco, ho aggiornato proprio VMware Workstation questi giorni, così posso farvi vedere tutto al massimo. Eccolo qua, c'ho 300.000 virtual machine, da sistemi vecchi come il CUCA a sistemi più recenti, boh, non so nemmeno cosa me le uso, però ce li ho. Ok, facciamo partire Windows 7. Ok, lo ingrandiamo, cioè, ma ogni tanto se mi si riduce non preoccupatevi, che io ho due monitor collegati, nel secondo sto controllando, diciamo, i download. Vedete come adesso sta apparendo la barra start, perché io controllo i download e ho altri dati, diciamo. Ecco, vedete, tipo la finestra che era appena apparsa. Quindi ogni tanto non preoccupatevi. Più che altro nel senso, finché non avrò finito di scaricare la lingua, che sto controllando i tempi di download. Purtroppo, come dicevo, è inglese, però come abbiamo diciamo, se è stato possibile tramite Vista Lizator. È possibile, non è stato possibile, è possibile tramite Vista Lizator. Eccolo qua, sto aprendo la cartella download, sto passando un attimo i dati sul server un attimo, ragazzi. Comunque tramite Vista Lizator è possibile installare la lingua italiana. Andiamo, scusate, devo caricare. Eccolo qua, il server 2, scambio. Dobbiamo portare Vista Lizator, che lo potete reperire in internet. Comunque il link ve li metterò. Scusate ragazzi, mi si sta aprendo il lettore CD. Ecco. E la lingua, che non la trovo. Winset. Ah, perché sta finendo, vedete, punto part. Vabbè, ancora non ha finito. Tanto io vi illustro Windows. Adesso voi lo vedete piccolo perché ancora deve ca caricare i componenti di integrazione con VMware Workstation, perché certo non sono con questo monitor più grande, ma sono su quello più piccolo che adesso sto utilizzando per il resto. Quindi, diciamo, di casa ci sono un attimo di riadattamento delle finestre e vabbè, eccetera, eccetera. Anche perché qui lavoriamo con una definizione di 1750 qualcosa per non mi ricordo, mentre nell'altro 1280x1024. Questo dovrebbe lavorare a 1920x1024, teoricamente. No, sì, per 1024, ma non riesco, ho dei problemi col PC. No, cioè, non si capire perché dia sti problemi. Ok, io già qui ci ho messo un po' di fari, vabbè, c'ho i collegamenti col server. E sono riuscito a mettere Internet Explorer 9 RTM. Basta scaricare quella che non va a fare il download dei file da internet e tutto si risolve. Allora, e possiamo vedere, innanzitutto possiamo apprezzare qua il nuovo controllo dell'utente, veramente comoda per fare lo switch su altri utenti, il log off. Per esempio, per farvi un esempio dello switch degli utenti, cavolo, ah scusate, control panel, tanto qui, aspettate che, tanto porto sui file su scambio, che cavolo è finito, ah ecco, no. Aspettate, ragazzi. Ok. Porto sull'altro schermo così mentre io vi illustro di là copy file. E anche download ci serve. E dicevo, adesso vi faccio vedere lo scambio dell'account attivando l'account di Ghost. Quindi io vado su User Account and Family Safety. Andiamo a fare
added, no, andiamo a fare user account, perché è un account bloccato, ma non, e non un account scusate, da aggiungere. Scusate ragazze, ma sono stanchissima. Andiamo ad attivare l'account used. Ok, per esempio abbiamo qua switch user, abbiamo, vedete, win, vabbè, questo è il nome del PC, slash used. Clicchiamo e in poco tempo verremo reindirizzati all'altro account senza passare dalla schermata della sezione degli account. Ok, adesso non l'ho mai avviato, ci vorrà un po'. Risulta Windows 7 Enterprise, ma poi adesso vi farò vedere che in realtà è Windows 8 1001. Ok, intanto qua ho finito. Ha copiato i file finalmente sul server di scambio. Adesso vi farò vedere anche come mettere la lingua italiana. Ok. Eccolo qua. Si è aperto l'account di Ghost. Così noi, vedete, in poco tempo, senza noi fare. Vedete il log off. Purtroppo dall'account di Ghost non si può fare. Andiamo a fare il log off. Quando andremo a fare il log off, adesso avremo i due account. Ok, qui ancora non c'è la nuova interfaccia. Nuova interfaccia di login, che è possibile vedere in alcuni screenshot in internet, purtroppo. Ricevo WinVar, andiamo ad aprire il. Possiamo leggere che la stringa appartiene a WinMain Windows 8 1001 con tutti i vari dati relativi alla 1001. Il copyright non è stato aggiornato in quanto è una versione beta. Comunque, segno dell'implementamento della nuova grafica che ancora purtroppo è nascosta, la troviamo, vedete, qua su nei menu About Windows. E ho notato, se non è solo una mia impressione, che le trasparenze del tema Aero sono un po' diverse. Una differenza che si nota chi subito. Adesso mi dà che Windows non è genuino, purtroppo, però funziona lo stesso. E dicevo, possiamo notare che abbiamo Windows Basic, Windows 7 tema classico, il change dei temi veramente veloci. E Windows Classic non è più quello di una volta, ma una specie di Windows Basic grigio. Qui lo switch richiede più tempo. Vedete, ragazzi, è come un Windows Aero, però grigio, diciamo. Io vado a rimettere. Vedete, purtroppo quando si passa tipo a like contrast a questi temi qui, ci vuole un po' più di tempo poi a ritornare al tema normale. Ok, e altre differenze la troviamo. Beh, aspettate che adesso qui ho già messo un po' di programmi. Più in control panel abbiamo. Non mi ricordo, ragazzi. Sono fuori, scusate. Beh, naturalmente abbiamo molte migliorie funzionali. Ce ne sono poche perché molte sono nascoste. Sono proprio nascoste e archiviate. Ah, nel setup quando. Già qui nello start menu si vedono un po' di differenze, ma anche nel setup potrete notare un po' di differenze nell'ultima parte. E poi qua, presso quasi uguale. Ci sono pochi cambiamenti visivi. Vabbè, integrato Internet Explorer 9, certo. È integrato, vedete, il nuovo Internet Explorer. No, don't task. Ok. E vabbè, proviamo a leggere qui, l'aggiornamento non so nemmeno se li ha attivati. Poi qua abbiamo anche Win, come sempre, Win, ancora c'è almeno Win, poi non so, Windows. Eccolo qua, il Defender, che io di regola vado ad disattivare, adesso qui è rimasto attivo. Perché a me sinceramente, specialmente Virtual Machine rallenta solo. Abbiamo gli aggiornamenti che non li ho. Ah, ecco perché non li avevo settati. Abbiamo comunque gli aggiornamenti, ancora abbiamo solo aggiornamenti di applicazioni di terze parti e non direttamente di Windows. Naturalmente una beta. Di solito ci vuole fino all'RC, alla release candidate, prima di avere qualche test di aggiornamento di solito. Oppure addirittura RTM, dipende molto dai prodotti, infatti ci sono aggiornamenti. Il task manager è pressoché uguale. Vedete,
Poi vedete qua di... No, sì, qua non ho niente, sto per dire una cavolata, adesso sto usando un altro monitor un po' diverso, non mi trovo molto, però... Qui ancora, se questa non c'è, vedete, la gestione delle nuove licenze, purtroppo adesso c'è un problema con l'attivazione della copia, da me. Comunque basta mettere il file slui.exe di una versione di Windows 7 a 32 bit e tutto funzionerà. Ok. E una differenza troviamo nelle cartelle, come potete vedere già sotto incomincia il cambiamento, vedete, con anche le nuove interfacce grafiche. Leggera, ancora non c'è. Poi bar ne troviamo per masterizzare i file, se mi si sta aprendo il masterizzatore. Nuove folder, condividi con. Il brutto è che qui più che altro i cambiamenti sono funzionali, non tanto strutturali, diciamo. Ok, si sta... Eccolo qua. C'era un attimo bloccato. Faccio vedere subito la lingua italiana. Andiamo a copiare i file dentro. Tac tac. Devo dire che nonostante abbia poco di diverso, ha un qualcosa però di strano. Allora, dobbiamo avere Visualizator, come dicevo. Poi il link ve li metto in descrizione nel forum. Eseguirlo in compatibilità con Windows 7. Fare applica. Ok, andarla ad aprire. Yes, vi dirà, vabbè, che non serve su Windows 7 Enterprise, però non dice che non lo, dice comunque si può usare, va bene lo stesso. Cliccate Yes, andiamo a mettere italiano, aggiungere la lingua. E aggiungendo la lingua dobbiamo andare a selezionare il nostro file di lingua scaricato, sempre che troverete in descrizione. Ci converte al file. Ok. Io mando a cliccare su intero in modo da farlo diventare veloce. Ok. E poi dobbiamo fare installare la lingua. E attendere tutto il processo. Ed ignorare eventuali errori. Questi, ricordo, sono i file principali. E non provate a lanciare il file direttamente dal language pack, perché vi dirà che non è compatibile con la versione, perché c'è il controllo della build. E passiamo da una 7600 7600, seconda se avete il server spacco 1 o meno, a una 7850, e un po' di differenza, diciamo, ce n'è. Ok, aspettiamo un po' di tempo, ne richiede. Comunque dopo dovremo fare, ricordate ragazzi, dobbiamo fare il riavvio, perché non basterà un semplice log off. Solo dopo, quando andremo a cambiare la lingua, basterà come al solito il log off. Almeno, come sempre. Attendiamo un attimo, ragazzi. Tanto vi mostro il bellissimo sfondo di Windows 8 1000 Lesson 1. Shh, let's not leak our hard work. Shh, non fate trapelare il nostro duro lavoro. E poi tutti i disclaimer che avvisano anche un inautorizzato, un uso non autorizzato, boh, di questo software. Insomma, dice che cosa porterà a compiere. Qua ci troviamo il watermark. E è trapelato in internet un activator, ma purtroppo dopo poco è stato purtroppo eliminato. Cioè non è più disponibile nella rete. Non si sa per che motivo, se la Microsoft l'ha voluto bloccare subito per violazione, comunque è stato per un altro motivo, non si sa di preciso, quindi non si sa di preciso la cosa. Intanto qui si sta completando. Ok. Sempre ok, ricordate ragazzi. Ora dovrebbe riavviare, ok. Attendiamo il riavvio. Ricordo che il riavvio di Wii. Riavvio, questo ha fatto un log off. Comunque andiamo a fare un restart. Ricorda che i riavvi sono più lunghi, a differenza degli spegnimenti, perché tendono gli spegnimenti un po' a mandare il sistema in uno stato di ibernazione. Non so come funziona precisamente quando noi andiamo a staccare la spina, la corrente però.
Un metodo è stato ideato. In virtual machine non si accorge molto questa differenza, ma devo dire che installandolo su un PC già è diversa la situazione. Ok, ragazzi. Poi mentre si review voglio parlare un po' di una cosa. Mi sono accorto che mi sono trovato a lavorare su un PC con un AMD. Mi sembra una Tronix 3, non lo so. Comunque è un 3 core dell'AMD. E devo dire che non mi ero mai trovato con dei 3 core. Insomma, io stato non li reperivo bene. Secondo me, avendo 3 core non era comoda la spartizione del lavoro, perché o lavoravano insieme o mandavano tutto al massimo. Cioè non è che potevano lavorare in coppiata 2 e 2, quindi o andavano 2 al massimo, comunque 2 erano sempre più. Di solito io mi sono accorto almeno in questi due processori che c'è un core che tende sempre ad andare di più e un core che va sempre, quindi tende sempre ad andare di più di poco, poi partono gli altri, però partono un po' a scaletta, non è che vanno insieme, a differenza del mio dual core. E forse non dico più o meno è a livelli del mio, perché il mio è un dual core dato sui 3 GHz, quello è un 3 core da 2-3. C'è la differenza, però io non, sinceramente, devo dire, non l'ho notata parecchio. L'ho utilizzato anche poco, e poi lì sto utilizzando il sistema senza niente, cioè leggero, anche perché non è per me. È un PC che sto sistemando, è nuovo di pacca. Devo darlo a un mio amico, quindi non so che dirvi adesso, ragazzi. Dai, Windows, avviati! Allora, sì. Ma se mi sbaglio tutte le icone non andiamo d'accordo oggi, eh? Vedete? Già da me si è cambiata. Comunque poi, se non si è cambiata in pannello di controllo, qui, in un orologio opzioni internazionali, andate a cambiare la lingua da paese a lingua. Alcuni hanno segnalato che, come la andremo a fare, vi faccio vedere. Secondo, allora vi faccio vedere che noi dovremmo andare su paese lingua. In paese lingua, in opzioni amministrative, eccolo qua, far copia impostazioni. Scusate, selezionare tutte e due. Alcuni da problemi, purtroppo. Sì, adesso vedete, riavvierà. Allora, alcuni in questo settare questi set mettere questi settaggi a mandi in tilt Windows Firewall. Devo dire che per me non c'è problema, tanto il Windows Firewall non lo utilizzo perché reputo di essere abbastanza intelligente per, diciamo, per controllare per conto mio le connessioni d'entrata al mio PC e non di necessitare di un programma che me le filtra. Questo non per togliere niente la funzionalità che ha in se stesso il Windows Firewall, ma io a volte, trovandomi anche a lavorare con Torrent così, mi trovo veramente scomodo perché devo sempre aggiungere le eccezioni per non rischiare che mi blocchi tutto, eccetera, eccetera. Insomma, penso che possiate capire da voi. Secondo riavvio, speriamo si muova. E nel frattempo approfitto anche per segnalarvi che mi sono accorto sul mio Samsung Wave che alcuni giochi basati sull'OpenGL, o almeno così c'è scritto nella loro descrizione, quindi che era OpenGL based. Tipo, non so se voi, tanto penso che li troviate, tipo Jump o, aspettate, che guardo come si chiama. Jump o Jump Monkey Jump. A volte alla loro chiusura mandano in crash, eccolo, come mi è successo appena adesso. Mandano in crash questa nuova firmware che poi vi andrò a presentare nei prossimi video. Più precisamente, se vi dico la versione della build di cui si tratta, ed è l'ultima, comunque la trovate anche su Samfirm, la trovate sul blog, la trovate un po' ovunque ormai. User. Nel frattempo mi si sta riaccendendo il telefono. L'unica pecca è della XEKC2. Sempre è una, diciamo, una post-release dell'1.2. Quanto apporta nuovi giochi in Java e nuove migliorie. Purtroppo ci sono più impiantamenti nel sistema. Devo dire che la differenza Windows 8 rispetto a Windows 7 è migliore, invece questo è peggiore. Ma io, siccome non ho particolari esigenze, cioè sì, io navigo, ma quando mi funziona quello che voglio io, cioè non è che mi dà problemi. Ecco, mi è andato in crash aereo. Ah, è passato addirittura
all'aeroclassic, che qui non dovrebbe nemmeno esistere sul tema, come avete visto, come vi ho fatto vedere prima, infatti. Infatti non esiste. Però il problema è un altro. E ve lo faccio vedere, sapete come risolverlo. Basta andare sul disco locale C, Windows, Resources, Get. Eccolo qua, Resources, Themes, Arrow, cancellare IT. Poi non so se basta che parla switch del tema, tocca proprio riavviare i computer. Spero di no. Adesso vediamo subito. Sì, basta fare uno switch del tema. Ok. E qui abbiamo tutto. Faccio vedere che anche da parte di Dex premoto non dà problemi. Mi connetto al server in remoto. Un server montante, come vedete sotto, Windows Server 2008 R2. Cambio utente. Mi vado a loggare con le mie credenziali. Poi, tra l'altro, server fatto da me. Primo server si basa sul gruppo di lavoro e non ancora sul dominio. Infatti, boh, non so lavorare ancora con i domini. È così. Ma il bello, ragazzi, ho trovato un'applicazione in Java che più avanti vi voglio far vedere. Vedete, si apre tutto correttamente. Ok, non c'è problema. Adesso io vado a fare la disconnessione. E ho trovato un'applicazione in Java fica, fichissima, che si chiama, boh, sarebbe. Alcuni la chiamano. Aspettate. Alcuni la chiamano Peto Machine, comunque macchina dei peti, come uno lo vuol chiamare. E poi quindi simula un'emissione di rumorino e di aria dal di dietro, diciamo, nella scoreggia. Molto tecnicamente parlando. Quindi. Macchina dei peti Java, potete scriverla, magari la trovate anche in internet, così. Me l'ho passata sempre un mio amico, adesso purtroppo prova, ogni tanto mi si blocca, devo trovare il modo di sbloccarla. Comunque adesso vedo, poi magari vi faccio sapere. Infatti adesso ho trovato anche Pokémon rosse, tipo se cercate Pokémon rosso Jarvi apparirà comunque così. Scusate questa piccola parentesi che non c'entrava nulla. Infatti adesso vedete, dicevo, il tema è funzionante, Windows è in italiano, chi più ne ha più ne metta. E va bene. Oh, scusate, si inghiozza. Vedete lo strumento di cattura. O anche snapping, come si chiamava? Snapping pin, boh, non me lo ricordo. Ad esempio, io voglio fare tac, questa parte qui, tic, shh, let's not leak our artwork. Vedete, funziona un esempio di questo che funziona benissimo. Boh, adesso premuto, l'ho fatto vedere, adesso non so più cosa farvi vedere, ragazzi. Ogni tanto, purtroppo, finché non uscirà un sblocco, non si spinta lo slui, che io qui non l'ho fatto, vi darà quell'errore. Segui, vabbè, vi ho fatto vedere, ad esempio. CMD, andiamo a provare a fa prima a fare un IP con config. Vedete, funziona tutto correttamente con gli altri del tunnel di rete, eccetera. Ok, ragazzi, andiamo un attimo a spegnere la virtual machine, che tanto non ci serve più. E bene, tanto qui si spegnerà piano piano. Adesso mi latenti il forza yes. Quindi oggi questo è proprio stato un focus mirato su Windows 8. Semplice, semplice. E quindi, ragazzi, per oggi vi saluto e ci vediamo la prossima volta col prossimo WinBlock. Ciao, ragazzi.